presentare il giorno, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti e alle autorità, al sindaco, agli assessori, consiglieri, cittadini. Tra le raccomandazioni, la prima che il Partito Democratico vuole fare è una raccomandazione al segretario comunale riguardo agli articoli che si sono letti continuamente sui giornali, sia online, sulle surroghe che ci sono state, proprio per non alimentare polemiche e per dare concretezza e la giusta importanza al mandato dei nuovi consiglieri, di voler verificare la rispondenza delle caratteristiche dei consiglieri stessi e la loro eventuale incompatibilità per delle questioni che ovviamente non sono competenza di questo Consiglio Comunale. Quindi si chiede di voler verificare presso le autorità competenti, all'ANAC, se sussistano per tutti i requisiti che consentono la giusta prosecuzione nell'attività della consigliatura, questo a vantaggio di tutto il Consiglio Comunale, ma soprattutto a vantaggio della cittadinanza. Poi un'altra raccomandazione che vorrei fare riguarda la celebrazione dei matrimoni civili in questo comune, perché mi è capitato, è una cosa di cui sono stata molto contenta e molto orgogliosa, di celebrare con delega del sindaco un matrimonio. Ora io sinceramente mi chiedo se le casse del nostro comune siano così povere da non prevedere, come era una volta, mi pare di ricordare anche negli anni passati, né una pergamena, né non so, un libro su Grotta Ferrata, una rosa alla sposa, perché va bene tutto. Grazie alla collaborazione, all'estrema disponibilità sia del personale dei servizi demografici ma anche delle persone che operano per rendere tecnicamente possibile il matrimonio, mi riferisco all'allestimento che è sempre così curato per quello che è possibile, a parte per carità anche gli arredi delle nostre sedie che a noi non interessa, però nel caso del matrimonio magari queste sedie sfondate di levarle da una parte, ma soprattutto una pergamena. Io non credo che nelle casse del comune di Grotta Ferrata non ci siano i fondi per dare ai servizi demografici, o non so qual è la prassi, per fare una pergamena o un fiore o un libro, dare un libro agli sposi. Un'altra raccomandazione riguardo a il ponticello dopo la cartiera, presso la cartiera, c'è una situazione di pericolosità ai fini della corretta svolta o in un senso o in un altro all'incrocio con la discesa o la salita di via di Sant'Anna con via degli Scozzesi, perché ci sono delle fratte enormi, c'è un canneto che impedisce la visuale, quindi spesso arrivano le macchine o giù o su e c'è un problema di visualità, quindi magari di provvedere per evitare incidenti magari a uno sfalcio delle macchine. Stessa situazione su via dei Castani, dove diventa difficile svoltare proprio perché ci sono una serie di erbe che invadono la carreggiata e quindi magari di pensare a dare una tagliata anche in quella sede. Grazie. Grazie.